No. Abbassalo. Ecco, ci siete tutti e due. Quindi mi ha sentito pure. Oh, eccoli qua. Possiamo andare Buonasera. avanti. Buonasera a tutti. Allora, intervista doppia, un po' strana. Parti tu, Sara, e tu dietro, ok. Prima le donne per cavalleria. Ok, come ti chiami? Sara Marino. Andrea. Soprannome? Saretta. A me chiamano maestro. Quanti anni hai? 42. 42 anch'io. Professione? Per ora disoccupata. Operaio in una ditta elettronica. Tre aggettivi per definirti. Lunatica, un po' sociale, ma abbastanza simpatica. Solare, allegro e divertente. Il tuo punto debole? Sono un tipo permaloso. Ogni tanto sono cortista, ma quando capita, molto molto raramente. Se vincessi 10 milioni di euro, cosa compreresti come prima cosa? Una casa al mare. Io mi comprerei invece una macchina. Come Come ti vesti di solito? Casual, molto casual. viene? Cosa ti dicono più spesso? Che sono migliorina. A me invece mi dicono spesso così scrittore, poeta, in base a quello che faccio, sanno che ho questa passione, allora così. La parolaccia che dici più spesso? Cavolo. Porca miseria. Siete Sì, delicatissimi. no, quello sì. Il giorno più bello della tua vita? Quando ho avuto il libro Destino di sangue tra le mani. E Io quando mi sono sposato con Adele. quello più brutto? Purtroppo con alcuni lutti in famiglia. A me quando è morto un amico mio carissimo nel 2006. Ti hanno mai picchiato? No, fortunatamente. Qualche volta sì, a me. Una cosa che ti rende felice? Fare le mie passioni, sì, ciò che mi piace. Questa cosa che stiamo facendo adesso è una cosa nuova? La prima cosa che fai al mattino? Mi alzo dal letto. Apro gli occhi. Prima volta. Appena sveglio. L'ultima cosa che fai la sera? Spengo il telefono. E io chiudo gli occhi. La mattina li apro, la sera li chiudo. Cosa cambieresti del tuo corpo? Ah, le orecchie, che secondo me sono Io occhiali. sventole. Una persona che stimi? Una persona che stimo. Come scrittore, ad esempio, Stephen King mi piace tantissimo. Ah no, pensavo, se la finiva però. Con una persona che stimo, mia moglie, che mi ispira su tutto quanto, che come dico è la mia musa ispiratrice. Un coglione? Saviano. Confermo Ripeti, pure io. ripetila più forte per quanto. Saviano. Pure per me è Ottimo, uguale. l'ho beccata anche a Torino. Le tre cose che guardi in un uomo o in una donna? Allora, in un uomo guardo il sorriso, le mani e gli occhi, in quest'ordine. Io occhi, viso e sorriso. Hai mai avuto esperienze sessuali? Sì. Suora ancora non so. Una persona che ti attrae fisicamente. Ora come ora che sto guardando Lucifer, l'attore, che come mi disse, insomma, diciamo che fa la sua sporca figura. Sui due piedi così non mi viene in mente niente adesso. Hai mai tradito? No. No. Sei mai stato innamorato? Sì. Cosa ti fa innamorare in una persona? Il sapermi far stare bene. L'allegria. Io Se lei o lui ti tradisce, poi lo perdoni? sì, una possibilità si dà a tutti. Un sogno ricorrente? Ah, io sogno perennemente di annegare. Io ultimamente sono sempre cose di Marte, cose particolari, le cose che stiamo facendo insieme. Queste cose di Marte le sogno sempre ultimamente. Infatti a lei lo dico sempre, c'ho una cosa da dire, questo e quest'altro. Una figura di merda che hai fatto? Ah, quello che faccio spesso, salutare qualcuno che in realtà penso di conoscere e poi si scopre che in realtà ho sbagliato persona. A una presentazione che ho fatto una volta che mi sono scordato quando facevo l'ordine pappardelle e l'ho messa in coda. Mi è successo. Ti depili? Sì. Hai piercing? No. Tatuaggi? Sì. Niente. Un errore che ti riconosci? Sono estremamente rancorosa. Un errore che mi riconosco, che tante volte quando sbaglio non sempre mi accorgo. Hai mai rubato? Da piccolina forse sì, qualcosina sì.
Ogni tanto capita, quando ero piccolo qui. Sei religioso? Ni. Così così. Ultimo libro letto? Allora, in realtà questo periodo sto leggendo parecchi manga per staccare proprio la mente, quindi ho letto manga BL. Sto leggendo un manga BL. Io l'ultimo libro letto è Dialoghi. Scusa, non ho capito. Dialoghi. Ah, ok, di chi è? È di Margherita Pisani. Mai fatto una canna? No. No. Ti sei mai ubriacata? Sì. No. Bestemmi? Ogni tanto. Mai. Cosa fai se un gatto nero ti attraversa la strada? Passo tranquillamente, adoro i gatti neri. Lo lascio passare, non mi dà nessun problema, non sono superstizioso. La legge vale per tutti? Ni. Per me no. Che animale vorresti essere? Una pantera. Un gatto. Di cosa hai paura? Dell'acqua di notte. Della morte. Dove vorresti vivere? In riva al mare. Io invece sono in cima a una montagna, ogni tanto per stare un po' da solo e isolarmi. Favorevole alla guerra? No. No. Hai attaccato la bandiera della pace alla finestra? No. No. Cosa hai pensato l'11 settembre 2001? Pensato, in realtà poco, più che altro ero sconvolta e alquanto terrorizzata, perché lo vidi in diretta il secondo aereo piombare su. Io pensavo subito, povera gente, quello che sta passando. Il film preferito? Film preferito? Robin Hood. Il Signore degli Anelli. Drink preferito? Ora come ora io non posso bere alcolici, quindi vado sugli analcolici, quindi mi fa. Io la cedrata, quella che preferisco più in assoluto. Quindi proprio non bevete, ok. Il piatto preferito? La lasagna. Lasagna pure. Genere musicale? Classica italiana. A me piace tutta la musica in generale, italiana, straniera, sinfonica, tutto. Questa è una domanda un po' strana. Vai in discoteca? Credo che proprio l'ultimo periodo è un po' difficilino. No, ma neanche prima ero una grande amante delle discoteche. Ultimamente no, però andavo. Di solito compri le cianfrusaglie nelle bancarelle? A Catervatoli. Ogni tanto, se c'è qualcosa che mi incuriosisce, sì. Un piatto che ti disgusta? Il polmone. La trippa. Ti piace il minestrone? No. Sì. Se fosse in tuo potere di risolvere un grande problema, uno solo, che affligge l'umanità, su cosa cadrebbe la tua scelta? Ma direi essenzialmente la guerra, sì, eliminare la guerra. Io la fame nel mondo. Per cosa ti batteresti fino al rischio della vita? Per la libertà altrui. La libertà pure io. La violenza serve a risolvere i problemi? No. No. Ritieni che l'Occidente sia superiore alle altre civiltà del mondo? Ma forse su alcune cose più che superiore più avanti, ma su altre ancora parecchio indietro. Per me no. Questa è una domanda strana, sta di pitching, però vabbè. Meglio grassi o magri? No, di pitching, scusate, di body shaming, vabbè. Sì, infatti, però a questo punto forse meglio magri. Non fa differenza, tanto io l'ho fatto a modo suo. Devo scegliere. Ti potresti mai innamorare di una persona che non ti piace fisicamente? Sì, che se mi attira mentalmente, sì. Sì. Basta. Ti piace disegnare? Sì. No, perché non sono capace. Cosa ti infastidisce di più al mondo, al di là della guerra che avete detto? Il giudizio degli altri senza conoscere la persona a cui è iniziato. La falsità di certe persone. Chi è il tuo regista preferito? Questo è difficile. Regista preferito... Coppola. Steven Spielberg. In vacanza dove e con chi? Al mare... Ma con chi sto bene, insomma, chi c'è. Il suo marito andrà in Giappone con Adele. Invidi qualcuno? No. No. Hai mai fatto a botte? No. No. Cosa ti piace fare nel tempo libero se rimani a casa? Allora, scrivo o disegno? Scrivo o ascolto la musica? E se invece se esci? Se esco mi piace andare, se devo andare a visitare l'area, devo andare a visitare i musei. Di trovare gli amici e stare un po' insieme. La frase preferita? Non smettere mai di lottare. Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace. Il tuo scrittore preferito? Il mio scrittore preferito è Bram Stoker. Tolkien. Poseresti mai nudo per una rivista? No. Mai, assolutamente.
Hai mai odiato qualcuno? Sì. Sì. Se potessi far scomparire qualcuno con uno schiocco delle dita, chi faresti scomparire? Oh, ci avrei qualche parente nella lista, non diciamo nessuno. Parenti serpenti? Ok. I presidenti del consiglio in generale. Io la voce sopra io, spariscono tutti i politici intorno. Il tuo sogno più grande? Il mio sogno più grande... In realtà è una cosa semplice, io vorrei essere felice. Basta. Arrivare, diciamo, nel mondo a farmi conoscere ancora di più. Convivenza o matrimonio? Convivenza. Matrimonio, perché tanto sarò sposato, giustamente. Convivenza non ci rientra. Gli uomini e le donne quanto sono diversi? Sono parecchio diversi, sì, tanto diversi. Per me è uguale pure, sono molto diversi, purtroppo c'è questa mentalità così. No, purtroppo sì, sono diversi in tutto. Ti piacciono gli animali? Sì. Sì. Caccia, sei contro o a favore? Contro. Contro. Il tuo sogno erotico più spinto? sogno erotico spinto, fare l'amore in riva al mare. Io non ho mai sognato erotico. Scuola e sanità, pubblico o privata? Pubblica. Pubblica. Che squadra di calcio tifi? Juventus. Juventus. Cosa ti riferessi dal chirurgo plastico? Le cosce. Non saprei adesso, così. Non mi viene in mente nulla. Credi nella superiorità della razza bianca? No. Credi alla magia e al paranormale? Sì. Gli alieni esistono? Sì. Sì. Credi alle pari opportunità per sessi? Ah, dovrebbero esserci, ma ce ne sono poche. Ti piaci? Sì. Ora forse sì. Così così. Allora, 2 a 10. Quanto contano per te i soldi? Purtroppo, per ora come ora direi un bel 8. Per me sul 6. Amici? 10. 10. Essere alla moda? 5. 6. Che cellulare hai? Un Asus. Domanda stupida. Sì, però sì, no, fai un honor. Cosa bisogna avere dalla vita? Bisogna avere la possibilità di riuscire a fare ciò che uno vuole. Quello che al momento non c'ho. Cosa non bisogna avere dalla vita? Cose negative. Stessa cosa qui io. Cosa non faresti neanche per 10 milioni di euro? Se so fare tutto. Io non saprei. Cosa ne pensi di quelli che vanno a prostitute o prostituti? Io sono contro questa cosa, ma me la piglierei infatti con i clienti, perché con chi va, perché poverette hanno anche bisogno. E cosa ne pensi di quelli che si drogano? Che hanno bisogno di tanto aiuto. Uguale. Come ti immagini fra 20 anni? Fra 20 anni mi immagino un po' più famosa, spero, con famiglia a seguito e felice e contenta. Col pizzetto grigio e senza capelli. Allora, queste sono le ultime 3 domande, sono abbastanza particolari. Ok. Hai mai pensato al suicidio? Sì. No. C'è vita dopo la morte? Sì. Sì. Come vorresti morire? Ma direi senza cose. Nel sonno. Allora, le 100 domande sono state fatte. Abbiamo fatto. Ecco, è stata una bella tirata. Sì, adesso però non è finito. Certo. Non è finito. Perché... Porti la torta? No, la torta semmai la mangiamo questa sera. Allora, Sara, sì, tu ti senti un po'. Emma, se ci sente, arrivederci, te sta zitta perché si sente pure a te. Quindi, ecco. E quindi qui abbiamo una diatriba, voi non ci vedete, ma insomma. Noi però vediamo dall'altra parte cosa c'è. Ecco. Okay. Allora, Destino di sangue e La freccia del diavolo sono i primi 2 volumi di questa saga di Rebecca e Marcus. Esatto. Ecco, ci vuoi parlare un pochettino del primo e poi del secondo romanzo? Ok, allora, Destino di sangue nasce come primo volume di questa saga di Rebecca e Marcus, che è un fantasy tra un vampiro e una creatura molto particolare che io ho deciso di rendere molto italiano perché l'ho voluto ambientare dove abito, quindi a Prato. Ho voluto creare questo mondo parallelo alla mia realtà dove
Rebecca, che è una ragazza come tutte le altre, un giorno scopre che in realtà lei non è come tutte le altre, ma in realtà non solo è speciale, ma scoprirà di non essere poi neanche tanto umana. E inizierà così la sua avventura in questo mondo particolare e segreto della città, dove scoprirà la confraternita che lotta da decenni e millenni contro i vampiri, e scoprirà appunto l'esistenza di questi vampiri. E tra tutti il più cattivo del primo libro, che sarà questo Marcus, il coprotagonista della saga, che poi con l'avanzare insomma della storia si scoprirà che in realtà poi tanto cattivo non è, e scoprirà che intorno a lei i vampiri sono molto reali e ne ha anche a fianco, scoprirà la sua segretaria che è un vampiro, il ragazzo con cui va al bar a prendere il cappuccino appunto è un vampiro, e quindi si inoltrerà sempre di più in questo mondo, che la farà però capire alla fine di chi fidarsi, cioè la storia di Destino di Sangue che inizia in un modo e poi ti ritrovi tutto l'opposto, perché alla fine del libro i buoni ma non sono poi così buoni, i cattivi in realtà non sono proprio così cattivi, anche se io poi dico sempre che in realtà quella saga di Rebecca e Marcus è l'apoteosi di una grande storia d'amore, perché sarà l'inizio di una grande storia d'amore ostacolata da più punti tra Rebecca e Marcus, che nel primo libro verrà giusto accennata, dove invece nel secondo, nella Freccia del Diavolo, avremo degli sviluppi molto colposi, che inizieranno a interagire sempre di più. Poi io farò arrivare il cattivo di questo libro, che è un vampiro che viene dal passato stesso di Marcus, e dove si scoprirà perché lui è diventato così asociale anche tra i suoi simili, si scoprirà perché lui è quasi impazzito quando è diventato un vampiro, ed è perché è così anche ossessionato da Rebecca quando capirà in realtà che la ama. E Rebecca in questo libro insomma dovrà capire bene da che parte stare, perché da qui in avanti la cacciatrice dei vampiri lascia sempre più posto alla distruttrice, come viene chiamata da tutti i vampiri del mondo, e da qui io inizio a far capire che forse Rebecca in realtà non solo non è umana, ma in realtà è proprio un demone vero e proprio, molto particolare, perché anche come cacciatore lei scoprirà all'avanzare dei libri molte bugie dette da questa confraternita e da Coleman in particolare, che lei pensava di essere un padre per lei, insomma, e in realtà verrà molto molto ferita da tutto ciò. Poi insomma i libri avanzeranno, poi insomma presto uscirà anche il terzo, e lì mi odieranno parecchio, io me lo sento, per una trentina di pagine chi ama Rebecca e Marcus mi odierà profondamente. Andrea, allora, Oltre la porta e Dietro la porta. Aspetta, ritengo. Oltre la porta uscito 3 anni fa, Dietro la porta uscito l'altro ieri. Esatto. Allora, parlaci un attimino di Michele Rovito, che è il protagonista di questa, che ormai è diventata una saga, perché hai preparato il quarto capitolo, il quinto, il quinto, il sesto, il quarto te l'ho già mandato. Ecco. Quindi sì, lo diciamo, è diventato sì, esatto, una saga, adesso stiamo dicendo sul nome, poi dopo lo faremo sapere. Sì, tanto vi parlo di Michele Rovito, come detto, è un uomo, diciamo, Oltre la porta è il seguito di un precedente, La porta misteriosa, che ha prodotto in serie. Però chi è che non ha letto La porta misteriosa non c'è problema, perché in Oltre la porta ci sono i flashback che rimandano al passato. E Michele Rovito prima era un ragazzo universitario e innamorato di Loriana, una ragazza di corso che ha conosciuto all'università. Poi su Oltre la porta si ritrovano parenti sposati insieme, padri di 2 gemelli, Diego e Giorgia. Però Michele è sempre molto fantasioso, molto sognatore, molto amante del paranormale, che si ritrova a vivere una vita molto confusa, molto molto al limite. Una ne fa e cento ne pensa, tutto al limite, ogni tanto gli capita qualche imprevisto, qualche accidente, e rimane sempre sconfortato e profondamente deluso da queste cose. Principio dello sconforto, c'è la bambina che nonostante che l'avvisa, lui se ne frega totalmente, c'è la moglie pure che lo mette in guardia, però lui fa sempre di testa sua. A quel punto, quando precipita uno sconforto più totale, ci sono io, Andrea Semini, che interviene per aiutarlo e farlo risollevare. Sembra che si riprenda, ma gli capita sempre qualche imprevisto. Il tutto alternato tra realtà, fantasia, mondo dei sogni, mondo dei morti, perché come detto lui ama molto anche il paranormale, e solo alla fine si saprà veramente se sta vivendo la sua vita, se veramente appunto che sta dormendo, oppure se addirittura è morto, perché ci sono anche vari incidenti descritti durante il libro, quindi solo alla fine tutto quanto coinvolgerà in un capitolo unico. Cioè, anche se sembra molto dal titolo horror, in realtà horror non è niente, ma è un fantasy molto particolare, un mix, come hanno definito proprio, un'alchimia, diciamo, di generi messi insieme, perché c'è anche romantico, c'è questa storia d'amore tra Michele e Doriana, c'è l'amore per la famiglia, l'amore proprio per la vita stessa, che la vita purtroppo gli serve a sorprese più o meno belle, che poi è la vita anche di tutti noi, perché tutti oggigiorno ci troviamo davanti a una porta a prendere delle decisioni, e sta a me appunto andare oltre questa porta.
e con le cose belle o brutte che ci siano, l'importante è non farsi prendere dallo sconforto, e dove non si arriva, l'importante è farsi aiutare, come dico con tutti, perché l'unione fa la forza. E questo qui, il concetto è questo. Ecco, bravissimo. Allora, Sara, gli altri due che avevi in mano, divisi, sono due romanzi, brevi romanzi per ragazzi. E allora, hai sempre a che fare con i demoni tu? Sì, ecco. Diciamo che il fantasy mi piace. Ecco, sì. Allora, chi sono questi demoni? Allora, nel primo libro, il mio demone, qui andiamo direttamente all'inferno, perché io ho voluto raccontare la storia d'amore tra Elena e Derek, un incontro fortuito in un locale tra un ragazzo e una ragazza, che però è un po' particolare, perché in realtà Derek è un demone dell'inferno, non solo un demone dell'inferno, ma proprio uno dei generali dell'inferno, quindi uno di quei demoni che in realtà mangiano anche gli umani. Elena invece ha una vita un po' particolare, perché lei ha finito l'università e sta appunto facendo uno studio sui demoni. Questa cosa mi aiuterà in questo incontro, si piaceranno all'inizio, però Derek, sapendo in realtà cosa è, allontanerà Elena dalla sua vita. Poi un evento molto particolare li troverà a riunirsi, perché lui la salverà da una brutta situazione, e si mostrerà a lei. E qui nascerà il grosso problema che ho creato in questo libro, perché un demone non può mostrarsi a un umano, pena la morte. Lei, pur di salvare questo uomo demone, insomma, deciderà di accettare un patto che la legherà per l'eternità a lui, un patto molto particolare, perché anche altri demoni vorranno avere il potere che viene da questo patto, che però, dopo varie peripezie, porterà i due protagonisti, insomma, a riuscire a trovare il loro lieto fine, anche se all'inferno, perché è un po' particolare, insomma. L'altro, invece, l'ombra del demone, qui stiamo un po' più sui giovani, perché qui la protagonista Erika ha 14-15 anni, viene salvata dall'incendio di questa casa, viene trovata solo lei, viene salvata da questa famiglia del vecchio, portata a casa perché lei è senza memoria, ma in realtà lei la memoria ce l'ha benissimo, perché in realtà lei è un giovane demone, scappata dalla sua famiglia che la voleva vendere per avere guadagni. E in questa famiglia scoprirà cosa vuol dire il calore di una famiglia, scoprirà cosa vuol dire essere amata, avere una vita relativamente normale, che poi, con il ritorno dei genitori che la vorrebbero riportare a casa, dovrà difendere con le unghie e con i denti, mostrandosi anche in realtà ciò che è a questa famiglia. E poi, al finale non lo dico, ma insomma io nei miei libri amo sempre dare un po' un lieto fine, quindi diciamo che anche qui ci sarà questo fine. Bene. Allora, Andrea, invece tu avevi un altro libro in mano, che è Pinocchio anno zero, scritto insieme a Viviana Nobilini. Esatto. Allora, chi è Pinocchio? Lo ritroviamo, non è il classico Pinocchio di Collodi, no. Anche se comunque... È uguale, abbiamo preso in prestito solo i nomi di alcuni personaggi e ne abbiamo inseriti dei nuovi. E quindi Pinocchio lo ritroviamo adulto che, come al solito, combina un sacco di casino. Esatto. Si mette nei guai, mette nei guai anche gli altri, diventa sindaco. Esatto. Insomma, ne combina di tutti i colori. Quindi che cosa avete voluto dire con questo libro alla gente, ai lettori? No, è un modo ironico, un po' scherzoso, ironico, per prendere, diciamo, un po' in giro la società dove viviamo proprio, però con i problemi che la società stessa purtroppo comporta, per fare un po' ironia sui problemi che purtroppo oggigiorno ci affliggono proprio, che sappiamo tutti, e per fare un po', drammatizzare un po' la tensione che si è venuta a accumulare in questi 2 anni circa. Allora abbiamo voluto creare questo personaggio, un po' tra virgolette, come ci ha detto il cantautore Umberto Napolitano, che ce ne ha fatto la prefazione, volutamente fuori di testa. È proprio dico di, appunto, di caos, equivoci, contraddizioni, alcune anche al limite dell'assurdo, e per fare un po' ridere, portare un po' di buon umore a chi ci vuole leggere. E si legge tra l'altro anche nel giro di un paio d'ore, perché come vedete è molto molto sottile. Sì, è un libro molto divertente. In un paio d'ore si legge. Molto divertente, quindi... È ambientato anche questo in Toscana, giustamente, che lui si ritrova a fare prima il parco animatore nel suo parco di Collodi, dopodiché appunto inizia, come hai detto te, giustamente la carriera da sindaco, tramite giri vari, piano piano fa sempre più carriera, arriva sempre più avanti. Purtroppo in mezzo combina sempre confusione, pasticci, si fa bindolare sempre dal gatto e dalla volpe, finché non succede qualcosa di grosso che però non posso svelare. Ecco, quindi ritroviamo Geppetto, sì. Ritroviamo la fata tranquilla. Parla un po' in dialetto toscano. Lucignolo. E troviamo questa laurea che lui ha preso. Con 110 collodi, con tanto di refuso, anche il rettore dice 110 collodi, è giusto, ecco. Nonostante che il dio dice che è un somaro, perché non è collodi ma si dice con lode. E quindi ne combina di tutti i colori, cerca di correggere questa laurea, ma fa più danno che altro. Diciamo, se volete ridere, leggete questo video qui, se no guardate anche il book trailer, è tutto simpaticissimo.
Ecco, allora, Sara e Andrea, voi avete fatto tantissime serate con due, diciamo, due trasmissioni su, insomma, sui canali social. Sì. Uno è i libri di sera, che insieme a Renato Ghezzi e insieme a Eufemia Grifo, quindi avete preso un libro a caso della casa editrice, ne avete letto la sinossi, avete letto un pezzo, avete parlato con l'autore, fatto poche domande, nel giro di 10 minuti avete, insomma, estrapolato l'essenza, mostrato ai lettori quello che era il libro. Avete avuto un sacco di successo. Com'è stato creare questa trasmissione, tra virgolette, però secondo me è una vera e propria trasmissione. Sì, no, è stato molto divertente perché insomma ci siamo un po' buttati perché non sapevamo bene anche come fare. Poi c'è venuta questa idea di creare al massimo 10-12 minuti. È stato divertente perché poi con la puntata principale abbiamo un po' abbozzato e poi ci siamo dati una nomea, insomma, ci siamo chiamati i quattro moschettieri della Zelane casa editrice. Ognuno di noi ha avuto anche un cognome da moschettieri, io ero D'Artagnan, io ero Aramis. Non mi ricordo chi era Porthos. Aramis, mi sono confuso, non mi ricordavo. E quindi abbiamo creato questo forum, è stato molto divertente perché in realtà poi c'è anche un dietro di quinte tra noi quattro. Travolgente. Quanto ci sei stata, l'hai visto? La puntata finiva alle 9:15 massimo, 9:20, ma noi rimanevamo collegati anche fino alle 10 perché ci divertivamo molto. Gli autori si sono anche divertiti, insomma anche chi ci ha seguito vedendo anche le visualizzazioni, insomma è piaciuto questo mini format molto concentrato. È stato divertente perché insomma partivamo con leggere la sinossi, la biografia, un estratto e poi i tre motivi classici che l'autore stesso doveva dare per far acquistare a chi ci stava ascoltando il libro. Quindi ora vedremo di fare o no una seconda edizione. Ci sarà la seconda edizione, dobbiamo ancora consultare con gli altri due, vediamo. Però è stato molto divertente, sì sì. E poi avete invece voi due il salotto di Sara e Andrea. Esatto. Anche lì avete avuto un sacco di successo perché avete intervistato un sacco di autori, avete avuto un sacco di ospiti. Una sera io mi sono divertita moltissimo a seguire la regista Palpacelli. C'era lei, c'era Gnocchi pure, abbiamo avuto quella sera. Esatto. È stata carinissima lei e quindi insomma avete avuto anche degli ospiti abbastanza importanti. Sì, abbiamo avuto tra l'altro anche un'altra ospite nazionale conosciuta, Anna Fermi, che lei è anche autrice televisiva. Abbiamo avuto pure lei super ospite, perché è autrice televisiva, conduttrice anche Bigliette 4, che faceva il programma Angeli negli anni 90, e quindi è stato un onore. Possibilmente abbiamo anche una traduttrice dal giapponese all'italiano, del libro Il caffè si beve finché è caldo, di questo libro molto molto carino, molto successo in tutto il mondo, avremo la traduttrice. A ottobre partiremo con la terza edizione. Abbiamo scoperto tantissimi autori, autrici molto interessanti, sconosciuti, ma con libri anche molto molto validi, non solo la nostra casa editrice, ma anche di altre case editrici, e con alcuni si è creata anche questa bellissima amicizia. Vero. Abbiamo iniziato così per sbaglio, volevamo fare una cosa prima io e lei, dopo si è detto perché non parlare anche alla gente? Abbiamo lanciato l'appello e si è smosso il mondo. È andata bene. Volevamo fare qualche collaborazione e presentazione insieme, purtroppo il Covid ci ha fermato e ci siamo aggiustati così. Abbiamo visto vari tutorial, ci siamo sentiti 10 miliardi di volte al giorno tra messaggi e chiamate. Ho imparato a usare StreamYard. E insieme abbiamo imparato questa cosa. Abbiamo sperimentato prima su di noi, dopo abbiamo sperimentato in diretta, solo che in diretta mi è caduta la linea, quella volta mi ricordo. Faccia terrorizzata sua. Capita, infatti. Ogni tanto capita qualche imprevisto, ma è bello stare insieme, divertirsi, far conoscere queste persone che hanno voglia di mettersi in gioco come abbiamo fatto noi. È una buona pubblicità. No, siete stati secondo me bravissimi. Allora, che cosa volete dire a Maria Grazia Beltrami? Ti aspettiamo qua. Io ti voglio abbracciare quando si potrà di nuovo. Guarda, perché so che prossimamente insomma dovrebbe iniziare il terzo della saga di Roberto e Marcus, quindi insomma abbi pietà di me. E invece a Chiara De Giorgi, che cura la collana Black Moon Street? Allora, a Chiara De Giorgi gli direi, dato che anche lì ne ho uno o due, non mi ricordo come evoluzione, anche lì insomma spero che insomma i miei libri quando arrivano possano divertire e far passare anche agli editor che li leggono di sotto mano la prima volta e non guardano tutti i errori che faccio, perché so che faccio. E poi insomma ho anche un nuovo libro che mi ha preso anche Lidia, quindi ho variato la vita. Sono passata, ho lasciato il mio fantasy per un BL che a quanto pare è piaciuto, quindi sono molto contenta di questa cosa. Sì. Benissimo, e allora diciamo che noi abbiamo anche finito di fare questa breve intervista strana
Ringraziamo quindi Sara che è venuta da Prato, che passa un po' di giorni in ferie qui da nelle Marche, Andrea che, che è ospita Sara. Sì, è ospita a casa mia. No, però che cosa volete dire ad Alessio Gherardini? È un grafico per me straordinario, fare le copertine bellissime. Quando io l'ho visto, quello che mi ha fatto mente, sì, ci sono innamorato. Le copertine sono fantastiche, infatti lo dico sempre che devi vedere Mezzale con le copertine, sono fantastiche, però io sono nata come copertina con Gaia. Infatti, ti volevo chiedere proprio questa cosa. A Gaia, cosa vuoi dire? Ah, Gaia la ringrazierò a vita perché le copertine che mi ha fatto per la saga di Rebecca e Marcus sono fantastiche. Poi anche con lei è nata una bella amicizia perché noi ogni tanto ci sentiamo, quindi sì, no, bravissimi tutti e due. Io poi la ringrazio tanto a Gaia per quello che mi ha fatto per Oltre la Porta, che ha colto proprio l'essenza proprio del libro. E poi, l'ultimissimissimissima domanda. No, dai! Avete letto i libri della nostra casa editrice? Sì, forse qualcuno, uno di voi due, forse... Una cinquantina l'ho letto. Ecco. Qual è stato il libro che vi ha preso di più? Allora, io ultimamente... Domanda scomoda, eh? Sono qui, avevo iniziato prima di partire, dato qualcuno più presente me l'ha spedito gentilmente, il libro di Venezia. Sono arrivata, mi pare, più o meno a pagina 42-46, una cosa del genere, per ora mi piace tantissimo. Ma poi infatti... quello che mi è piaciuto più a me poi è, sì, Lucrezia, la poesia. No, 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 tanti no. Lasciate perdere me. E io ce l'ho lì sul comodino, proprio l'ultimo lì, attagliato. Io non è per essere parte, perché c'ho stata più avanti, quello che mi ha colpito più di tutti. Ce ne sono tanti belli, ma quello che mi ha colpito più di tutti è il suo primo, proprio, Destino di Sangue. Ok. E lo consiglio sempre, veramente, quando c'è chi dice che consiglia qualche libro, no, è la verità, non è per essere parte con te, ma è quello che mi è piaciuto di più. Bene, allora, quindi adesso vi salutiamo, andiamo a cena, quindi lo diciamo a tutti che andiamo a cena, in quel di Porto Recanati, magari lì facciamo un altro exploit. Si sa mai, non si sa mai. Che c'è riservato stavolta? A Porto Recanati, non lo so, una grande bevuta forse, perché tanto che non... un bel brindisi tra tutti, dai. Fate caldo, quindi bisogna darci sotto col bene. Vai. Avremo anche un'altra ospite a Porto Recanati, Morena Oro, che saluto tantissimo. Che magari lei vi farà qualche altra domanda, che ne so. Cosa sono? Surprise. E vediamo. Ci portiamo dietro i libri, tanto te Andrea li devi prendere. Io li ho caricati, ce l'ho lì. Ok, e magari facciamo un exploit laggiù in mezzo alla gente, tra una pizzata in aria. E se chiami 12 piccoli marchigiani in scena? Ma sì, quello Sandrone non c'è stavolta, Bisogna andare a falconare. So, non abbiamo Sandrone. Ok, un saluto a chi volete. Allora, un saluto a tutti quelli che ci hanno seguito e basta, direi così. Seguiteci. Saluto tutti quanti coloro che ci hanno visto, saluto voi che state dietro la telecamera, che siete stati qui con noi, tu con le domande, Camilla pure presente, Adele con le fotografie che ne ha fatti 10 miliardi come sempre. E Ugo di San Piano di Sopra. E Ugo Sopra che ogni tanto sentiamo zampettare. Ok, ciao a tutti, allora alla prossima. Ciao ciao, con i Teletubbies. Ciao ciao.